quinta F della scuola Anders e anche noi abbiamo partecipato a questa festa dei morti. E qua abbiamo fatto un cartellone, abbiamo fatto la frutta di Martorana, abbiamo letto delle storie, delle filastrocche. Questo spettacolo rappresenta la bambina che si chiama Clara, appunto lo spettacolo si chiama I giocattoli di Clara, che appunto rappresenta la bambina che si sveglia nella notte e vede i suoi giocattoli prendere vita. Proprio dimostrato di essere veri bambolotti. Niente, ho trasmesso loro il messaggio grande di questa festa, la festa dei morti, che oggi si festeggia Halloween, che non dovrebbe essere per noi festeggiata. La nostra tradizione siciliana penso che sia questo. Aspettavamo questi regali, questi doni, questi giocattoli dai nostri cari defunti. Quindi ho voluto trasmettere ai bimbi, a chi guardava, questo forte, posso dire, sentimento che è tradizionale, i defunti che portavano i doni importanti ai nostri bimbi, e l'abbiamo vissuto tutti, quindi è giusto tramandare questa tradizione. Una bellissima iniziativa promossa dalla scuola secondaria di primo grado Palumbo, alle quali anche le scuole primarie del territorio aderiscono con piacere nell'ottica della valorizzazione delle tradizioni del territorio. È un patrimonio, quello delle tradizioni, che non possiamo perdere, non possiamo tralasciare, che i nostri alunni non conoscano. Siamo qui quindi proprio per cementare e consolidare questi rapporti di collaborazione con la scuola secondaria di primo grado, ma anche per spenderci sulla valorizzazione dei percorsi culturali. La nostra scuola ha voluto, come ogni anno, già siamo al secondo anno, rinnovare la tradizione dei morti per ricordare non solo i nostri defunti, ma anche quelle che sono le tradizioni più antiche del nostro territorio, tradizioni che ha visto i nostri alunni impegnati nel rifare la pasta reale, nel rifare e mettere la loro attività per quanto riguarda il famoso canistro con tutti i dolciumi tipici del territorio. Siamo molto contenti di tutto questo e speriamo che questa tradizione resti nei cuori dei ragazzi e che possa essere anche un momento di unione con le famiglie che hanno veramente tanto collaborato a questa attività.